batte il suo uomo quasi Canelo su lui, porta Annese, forza Canelo, 10 secondi, ancora Canelo, ancora Canelo, la penetrazione, lo scarico per Soloperto, il tiro è corto, vabbè, non segniamo. Casadei, fallo in zona di difesa, ha fischiato a Simone Candela sul taglio di Andreaos. Bodicek illegale, chiamasi Bodicek quando sul taglio di un avversario frapponi il tuo corpo fra la palla e l'avversario stesso, impedendogli di tagliare. Evidentemente devi occupare prima la linea di corsa del tuo diretto avversario. In questa occasione Candela era in ritardo, Candela che adesso si sta sacrificando sul portannese cercando di contenerlo, vediamo un po' che ne viene fuori. Casadei sbaglia, concediamo ancora un extrapossesso a Siena che fa male. 8-0-7 al termine del match, portannese gioca il pick and roll con Casadei che sbraccia un po', Casadei riceve un po' sbasso, è una sorta di mismatch con Candela, alla fine Casadei inventa un canestro, bravo e fortunato Casadei in questa occasione, per lui è l'ottavo punto credo, vediamo un po', perdiamo palla ancora, Casadei apre il contropiede di Portannese che va a realizzare, 14 lunghezze di vantaggio e c'è time out, forza ragazzi, non perdiamo, non perdiamo, non finiamo di crederci, non perdiamo contatto soprattutto con Siena, no. In pratica Danilo, da quell'11-23 iniziale non ci siamo più ripresi, abbiamo fatto una fatica boia, la vera unica grande occasione per rientrare pienamente in partita è stata poc'anzi quando Tessitore ha sbagliato quella conclusione al contropiede, andavamo a meno 6, da quel momento si sono allontanati, parliamo del terzo quarto e poi 14 punti di Portannese, 8 di Andreaos, 14 Cuccarolo, 10 Casadei, 3 di Tomasiello e 9 di Derrà. Per Trapani 6 punti di Canelo, 10 punti di Evangelisti, 18 di Santa Rossa, 10 di Soloperto. E basta, e questo basta. È il problema. Ma l'hai beccato, basta leggere lo scout di Trapani per beccare 4 uomini. Solo quattro uomini. Solo quattro uomini a segno e senza voler dare assolutamente colpa a Gennaro Tessitore, no. Che quante partite ci ha fatto esaltare, il suo non essere riusciti ad andare a canestro certamente non facilita le cose. Adesso entra Tessitore da playmaker, questa è una cosa a cui avevo pensato qualche tempo fa. Evangelisti fondo, sulla linea di fondo dall'angolo, Evangelisti sul primo ferro, Cuccarolo rimbalza, è un vero peccato a guardare le gradinate come sono piene, insomma esordire con una sconfitta qui suscita rammarico, è inutile, inutile nasconderlo, nascondercelo Danilo, no, ma la sconfitta non è ancora arrivata Fabio, io voglio ancora crederci. Il tiro di Casadei sbagliato, si lotta a rimbalzo, il fallo di Cuccarolo su Soloperto, il famoso rimbalzo di Cuccarolo. Fabio, Danilo, meno 14, 7 minuti alla fine e insomma bisogna, in due minuti ci dobbiamo portare a meno 6 e poi via, è tutto lì, io ci credo, due minuti, meno 6. Soloperto, Candela gioca solo uno contro uno, non mi dà la sensazione di essere a postissimo fisicamente Candela, ti dico la verità. Santa Rossa inventa da te, un canestro pazzesco, ti stavo dicendo, Santa Rossa Evangelisti, Santa Rossa Evangelisti sono quattro bombe, sì, io aspetto sempre quelle di Tex che sono veramente quelle che possono infiammare la partita, se Tex rientra in partita è un altro andare, così siamo troppo monodimensionali. Infrazione di passi, ma no, questo fallo non si può, Santa Rossa se ne accusa, aveva già dato via palla, insomma hanno ragione gli arbitri in questo caso, ammetto di avere commentato sull'onda emotiva di quell'istante. Portannese rimessa da fondo campo, Casadei la sua ricezione, Cuccarolo il suo semigancio che ha dimostrato di saper fare, visto che il secondo che fa, sedicesimo punto per lui, meno 13 per Trapani, 6 e 14 da giocare, Santa Rossa Evangelisti,
canestro inventato, bravo Marco Evangelisti. 49-60 punto. Dobbiamo rosicchiare ancora un po'. Sì, vai Danilo, che io lo sai che per i finali di partita non porto granché bene. Il tiro di sbagliato, Portannese, bravo Portannese, forza Tex, forza, suona la carica Tex. Evangelisti, Evangelisti batte l'uomo, subisce il fallo, va bene. Quanti falli? Ancora no, ancora è presto per andare lunetta. Quarto fallo di Andreaus. Vai Danilo. Sì, vado, non mi mettere fretta né ansia, sto iniziando. Calma e sangue freddo. Rimessa per Tessitore, 5-43. Tessitore ancora per Santa Rossa. Santa Rossa vuole giocare l'uno contro uno, poi lo scarico per Tessitore, la penetrazione, lo scarico per Candela, sotto per Soloperto, si gira Soloperto. Dobbiamo essere più tranquilli e tirare. 49-60, perdiamo così palla. 5-17 con Portannese che dà palla a Casadei, ancora Portannese, Trapani sempre a uomo. Casadei, lui Candela, cerca contatto per batterlo, Casadei si gira, sbaglia, il rimbalzo di Santa Rossa, l'apertura veloce. Adesso dobbiamo 49 incominciare. Punti in 35 minuti, Danilo. È tutta lì la nostra partita. Perché in difesa siamo anche andati discretamente, ma con queste percentuali e con un'antica teoria, vediamo, con se poche risorse, sì, te la ricordi, mentre c'è il time out, diceva se mancano 5 minuti e sei sotto di 10 devi fare pressing. No, era praticamente la corrispondenza punti sì, a minuto, devi poi incominciare a tirare 3 punti e a forzare un po'. No, forzare, e invece la teoria parla di fare pressing in difesa, no? Rischiare, quindi se il numero era dei questa, no? Sì. E adesso invece la teoria di oggi cosa dice? La teoria di oggi è che Tessitore deve fare due canestri da 3 punti, si infiamma qui, loro perdono un paio di palloni, la rimettiamo, ce la giochiamo punto a punto fino alla fine. Se non succede questo, un po' di sale per terra. Il sale della Sosalt? Non lo so. Lei sicuramente un colpo di sì. Testa a questo granello di sale. Forza, tifiamo Sosalt. Tifiamo Scinelco, tifiamo Satin, poi quali sono gli altri sponsor? Vabbè, a saperlo. E vabbè, Candela, Santa Rossa, Evangelisti, Tessitore e Soloperto da un lato, dall'altro Portannese, Casadei, Cuccarolo, Derra e Andreaus, credo. No, e Diomede. Andreaus, 4 falli in panchina. Ricordiamo che Tomasiello ha subito un infortunio, speriamo non grave, al ginocchio alla fine del terzo quarto. Tessitore per Soloperto, subisce fallo da Cuccarolo. Che fallo è di Cuccarolo? E belle parole, credo che sia il terzo. Lo no, è il posso quarto, dire, è il quarto, il quarto, il quarto. 11 punti sotto, adesso ogni pallone è importante, bisogna che Mattia dal prossimo fallo si va in lunetta. Realizza il primo, meno 10. Quanti punti ha realizzato Mattia? 11 credo. Sì. Buona partita per lui. 50-60. 2 su 2. Vai Danilo, è il tuo momento. Mi sbraccio un po'. Sbracciati. Sì, ma tu fai qualcosa. La pressione di Trapani. Battuta. Tiro a 3 punti di Siena, sbagliato, il rimbalzo di Soloperto, riparte Trapani, Tessitore, gli applausi del pubblico che ci credono ancora, Tessitore realizza cost to cost e vai Fabio, adesso serve il secondo e vince la partita. Fabio aveva detto poc'anzi servono due canestri di Tessitore, fate il primo, adesso vogliamo il secondo. Si infiamma il Palaivio, perde quasi palla Siena, ancora un attimo, 11 secondi rimangono per terminare l'azione offensiva di Siena. Trapani cercherà di recuperare palla in tutti i modi, Portannese alla rimessa, già effettuata, 10 secondi. Casadei. Si è riaggiustato il tabellone di 24 di comunque. Siamo contenti, Portannese, 4-3, Portannese, forza il tiro, tiro sbagliato, si lotta al rimbalzo, Cuccarolo riesce
quasi a uscirne, ma riparte Testitore, recupera la palla, Santa Rosa realizza.